Con Claudio Cominardi della Commissione Lavoro della Camera. Onorevole, buongiorno. Voi volete essere chiamati portavoce? Insomma, io la chiamo come vuole lei, anzi, la chiamo per cognome così non ci sbagliamo. Buondì. Perfetto, molto gentile, buongiorno a tutti. Allora, senta, noi oggi vogliamo parlare di questa dichiarazione di Di Maio, perché ha scatenato ovviamente polemiche. Poi, se lei vorrà rimanere, può rimanere. Noi avremo, anzi, la stanno già ascoltando Landini, che è stato il leader della FIOM, ma insomma è uno dei leader sindacali, uno dei sindacalisti più ascoltati in questo paese. Emanuele Fiano del Partito Democratico. Insomma, intanto saluto sia Maurizio Landini sia Emanuele Fiano. Buongiorno. Veniamo da voi fra poco. Buongiorno. Sentiamo un innesco adesso, chissà che cos'è. Vabbè. Comunque, senta, Cominardi, insomma, a un certo punto Di Maio dice che i sindacalisti, se il paese vuole essere competitivo, l'organizzazione sindacale deve cambiare radicalmente, dobbiamo dare possibilità alle associazioni giovanili di contare nei tavoli di contrattazione, serve più ricambio nelle organizzazioni sindacali, o i sindacati si autoriformano o quando saremo al governo faremo noi la riforma, insomma, ci penseremo noi. Qual è la sua. Poi questa è l'espressione che ha destato più polemiche, no? Perché poi il sindacato è una libera associazione, non può essere il governo a dire come si deve associare un sindacato. Guardi, io ero presente al Festival del Lavoro di Torino e ho ascoltato con attenzione le parole di Luigi Di Maio, che tra l'altro corrispondono a quanto già discusso dal Movimento 5 Stelle su questo tema. Quello che si chiede in sostanza, e di scalpore non ne ho assolutamente visto, tra l'altro nella platea dei presenti che l'hanno applaudito, noi vogliamo solamente aumentare e migliorare quello che è la rappresentanza per i lavoratori e togliere un po' di privilegi del sindacato. Il sindacato purtroppo in questi anni si sta occupando sempre di più della struttura, si occupa della formazione, si occupa di fondi pensione, è all'interno degli enti bilaterali, si occupa dei centri di assistenza fiscale e quant'altro. Quello che interessa a noi è che il sindacato, io lo dico in prima persona proprio come lavoratore, perché sono un lavoratore dipendente in aspettativa, lavoro da quando avevo 15 anni, è nel mio interesse che i diritti e le tutele dei lavoratori vengano ascoltate. Ma se l'Italia, rispetto a molti paesi, ha avuto una riduzione delle tutele dei lavoratori rispetto a molti altri paesi, vuol dire che forse il sindacato non ha fatto il suo dovere, non ha operato al meglio. Quindi il discorso di doverlo riformare ha sicuramente un senso, tant'è vero che dal 2013 ci chiedono sia alcune organizzazioni sindacali sia tanti lavoratori di mettere mano al sindacato attraverso delle proposte di legge. Ci sono alla Camera dei Deputati delle proposte di legge delle varie forze politiche. Noi non abbiamo ancora depositato una proposta nostra perché abbiamo voluto fare un percorso di partecipazione condivisa dove abbiamo discusso attraverso la nostra piattaforma con gli iscritti alcune delle proposte. Se vuole gliene posso illustrare alcune. Allora, senta, no, poi adesso magari entriamo più nel merito, ma la cosa che non funziona, almeno a sentire queste dichiarazioni, è che il governo, perché Di Maio parla nell'ipotesi che possa diventare capo del governo, presidente del Consiglio, no, non può mettere mano all'organizzazione di un'associazione che deve essere interlocutore, diciamo così, usiamo una parola sbagliata, ma per dare il senso, avversario, no, del governo nelle trattative, nella stesura dei contratti. Ovviamente anche deve collaborare, anche, però insomma non può essere, è un alter ego che non può essere, diciamo, regolamentato da una legge del governo e dire che cosa devono fare. Certo che può essere regolamentato il diritto d'associazione, però non può dire che cosa può fare un sindacato, no? Guardi, qua si sta dicendo, e ripeto il concetto, che ci sono tutta una serie di lavoratori, penso ai lavoratori autonomi, penso a quella marea di giovani che non vengono rappresentati da nessuno, penso a tutte quelle forze che sono forze legate proprio al sindacato, che vengono escluse dai sindacati, proprio scusate, dalle trattative sindacali. Basta ricordare l'accordo interconfederale del 31 maggio 2013 e del 10 gennaio 2014, dove praticamente i sindacati minori che non hanno sottoscritto l'accordo vengono escluse dai tavoli. Questa le sembra un qualcosa di corretto? Noi vogliamo più democrazia per quanto riguarda più democrazia sindacale.
più democrazia per i lavoratori, e questo sicuramente viene meno. Nessuno ha parlato, arriviamo, facciamo, trasformiamo attraverso decreto d'urgenza quello che è il sindacato, che poi tra l'altro deve avere delle relazioni con il governo, ma le ho parlato anche se ci sono delle proposte di legge, no? Quindi vuoi aumentare addirittura la partecipazione dei sindacati ai tavoli, quindi fare una riforma diversa da quella che è stata fatta poco tempo fa. Insomma, quindi diciamo allargare addirittura i diritti e i poteri, no, dei sindacati. Questo, noi abbiamo detto, abbiamo chiesto questo, ne abbiamo discusso anche qualche mese fa, che vogliamo garantire ai lavoratori il diritto di eleggere le proprie rappresentanze sindacali e di essere eleggibili con la libera competizione dell'organizzazione, cosa che oggi non avviene, e questo indipendentemente dall'aver firmato l'accordo sindacale con la controparte. Grazie, allora sentiamo una cosa al volo, le volevo anche chiedere, sulla vicenda di Torino, qual è la sua posizione? Cioè c'è polemica perché ci sono stati dei momenti di conflitto, delle violenze, alcuni vostri rappresentanti sfilavano dietro a quella ghigliottina che simbolicamente decapitava la testa di Renzi e la testa del ministro del lavoro, qualcuno insomma era da quella parte, qualcun altro ha preso le distanze, la posizione del movimento, qualcuno di voi intendo dire, qual è, Cominardi? Ma sì, guardi, si è espressa la sindaca Pennino proprio da quel punto di vista, quindi la violenza assolutamente deve essere assolutamente contrastata in ogni forma, e noi l'abbiamo fatto attraverso la sindaca che ha avuto sicuramente dei toni contrari a questo, a un certo tipo di atteggiamento, quindi sinceramente non c'è nessun tipo di polemica da questo punto di vista. Grazie Cominardi, se vuoi rimanere con noi c'è Maurizio Landini, come ho detto. Prego, dica. Più che altro così in chiusura, sì. Vorrei fare presente che noi abbiamo fatto delle proposte legate proprio ai privilegi dei sindacati, perché i sindacati purtroppo non devono presentare dei bilanci precisi, chiari, ma devono presentare solo un rendiconto per tutte le spese. È stata fatta un'inchiesta da parte dell'Espresso nel 2015 dove si stimava che la Triplice avesse avuto ricavi tra circa 2,2 miliardi di euro, che però non si trova in alcun bilancio pubblico. Sentiamo. Le corporazioni presentano un semplice rendiconto e non un bilancio consolidato. Pensiamo anche ai finanziamenti pubblici, alle quote di servizio, dei contratti degli enti bilaterali. Va bene, pensiamo, è chiaro. Pensiamo al rinnovo automatico delle tessere, pensiamo ai sindacalisti carrieristi in politica, e qui concludo, che magari prima si trovano a dover difendere tutti i diritti dei lavoratori e poi ritroviamo un governo dopo qualche tempo a fare delle leggi contro la tutela dei diritti dei lavoratori. Va bene, è chiaro.